questa espansione per l'MMORPG, per definizione, quel World of Warcraft che ha veramente rivoluzionato il genere grazie al fondamentale apporto e al design di Blizzard. Parliamo di Cataclysm, che arriva dopo The Burning Crusade e Wrath of the Lich King. Proprio il 7 dicembre il gioco è arrivato finalmente ai negozi, sarà possibile finalmente entrare nei server per vedere il Cataclysm che si è abbattuto su Azeroth, i nuovi continenti e le nuove razze. Se volete scoprire nel dettaglio ogni segreto di questo titolo, seguite la nostra video recensione. Tutto è iniziato lo scorso 24 novembre, quando sul mondo di gioco si è abbattuto il Cataclisma, espediente narrativo per sconvolgere nelle fondamenta il World of Warcraft che tutti conosciamo. Ogni cosa ruota attorno al ritorno di Deathwing, un evento catastrofico che ha innescato una serie di conseguenze ramificate su tutto Azeroth, non solo una rivoluzione geografica, ma anche modifiche sostanziali e delicati equilibri di potere tra Orde e Alleanza e all'interno delle stesse fazioni. Da un punto di vista narrativo, il lavoro svolto da Blizzard è certamente importante. Se in passato è stata criticata la minore incisività della storyline principale di ogni espansione, questo non si verifica con Cataclysm. Ogni quest e ogni personaggio non giocante ci ricordano costantemente la gravità della situazione, la profondità della distruzione provocata dalla catastrofe e l'importanza fondamentale che ogni azione, anche la più insignificante, può avere sul corso degli eventi. Il mondo cambia sotto i nostri occhi, aumentando la sensazione di immersività fondamentale in questo genere di avventure. Da un punto di vista contenutistico, in Cataclysm ci sono due nuove zone introduttive legate alle altrettante razze inedite. La ferocia dei Worgen è in conflitto con la regalità dei membri dell'Alleanza, un contrasto che troviamo anche nell'annessione dei buffi Goblin all'Orda. Le nuove razze presentano elementi caratteristici che le differenziano dalle altre 10 selezionabili, per lo più nella forma delle abilità razziali o delle cavalcature, ma anche nella cura riposta per le animazioni, decisamente superiori a quella delle razze pre-Cataclysm, che appaiono quindi un po' più antiquate anche come modellazione poligonale, dettaglio e texture. Rompendo la tradizione dei 10 livelli aggiuntivi, il nuovo level cap introdotto da Cataclysm è 85. Questi 5 livelli in più premiano il giocatore con circa 3 nuove abilità o magie a classe e ulteriori talent point da collocare. Il fatto che i nuovi livelli siano soltanto 5 però non deve far pensare a una minor quantità di contenuti o a un'esperienza meno intensa. Le nuove zone di alto livello sono vastissime e straripanti di quest. La varietà delle missioni che saremo chiamati a compiere è decisamente sopra le righe e il sofisticato design della maggior parte delle quest spezza la monotonia di quelle tipiche di raccoglimento o eliminazioni, presenti come al solito, ma sempre ben camuffate. Il lavoro svolto sui dungeon istanziati è poi superlativo. In questa espansione troviamo subito 7 dungeon inediti, ai quali si aggiungono i 7 corrispettivi in modalità heroic e le versioni heroic di Dead Mines e Shadow Fang Keep, due vecchie istanze restaurate per l'occasione. Se i dungeon normali possono apparire piuttosto semplici, i giocatori più temerari non temano. Le heroic richiedono tempismo, preciso crowd control e un buon lavoro di squadra. Blizzard ha ripensato anche il rilascio degli oggetti rari, con gli item di qualità epica che sono adesso prerogativa soprattutto dei raid da 10 o 25 giocatori. Sul versante del PvP sono stati introdotti 3 nuovi scenari, nella forma di 2 nuovi battleground e una regione contesa. Molto interessante poi la professione dell'archeologo, che a dirla tutta è più un minigioco, una chicca indirizzata soprattutto agli amanti del lore. La meccanica è abbastanza semplice ed essenzialmente archeologi permette di triangolare la posizione di tesori nascosti in alcune parti del mondo. Benché sia possibile ritrovare anche preziosi e rarissimi pezzi di equipaggiamento, gli oggetti recuperabili hanno soprattutto un valore collezionistico, sulla scia dei companion pet o dei tabard. The
tecnicamente il lavoro svolto è magistrale. È in questi casi che World of Warcraft dimostra come un'art direction strepitosa possa compensare il suo engine tridimensionale ormai datato. Grazie alla ricercatezza dei cromatismi e a una modellazione 3D mai banale, ci si ritrova di fronte a scorci e panorami mozzafiato, che siano i templi subacquei di Vashir o le dune funestate dal vento di Uldum. Cataclysm non tradisce le aspettative dei giocatori di World of Warcraft, proponendo una vasta gamma di contenuti che non altera minimamente la struttura e la filosofia ormai cementificate alla base del gioco. Blizzard, insomma, propone aggiustamenti e raffinazioni, offrendo materiale per tutti senza allontanarsi troppo dal sentiero battuto per anni. Un titolo perfetto, c'è poco da dire. Cataclysm è l'esatto motivo per il quale World of Warcraft ha 10 milioni di account e gli altri MMORPG invece no.